sono rinchiuso in questa stanza, ma è soltanto una vana speranza di sfuggire a ciò che ho liberato. Il tempo incombe, è soltanto questione di minuti e poi tutto sarà finito. Ripercorro con la mente gli ultimi giorni trascorsi, quando cercavo una spiegazione razionale alle decisioni prese, alle scelte fatali che hanno scatenato gli eventi. Nulla. Avventatezza forse, o solo mera passione per il mistero, per tutto ciò che è sconosciuto. E adesso tutto è perduto, tutto. Quando anche di meno resterà che un cumulo di ossa, l'orrore che ho richiamato dalle tenebre si avventerà per le strade, nelle campagne a disseminare morte. E sarà questo il nuovo volto del mondo, quello della morte. Eva, il mio pensiero è andato a lei, alla donna che avevo sposato quasi 20 anni fa. Eva è stata la prima, adesso giace di là, oltre quella porta che a breve sarà scardinata da una furia inarrestabile. La mia Eva, il pensiero di ciò che sia potuta diventare, mi lascerà la ragione. Non ho avuto la forza di guardare indietro alle mie spalle. Avrei voluto non sentire le sue urla, il mio nome invocato, gli spasmi della morte. Le sue grida ancora echeggiano dietro di me, vivide assieme a quei rumori. No, non posso riascoltare i rumori delle ossa frantumate, delle carni smembrate, no. È un supplizio peggiore della morte questo. E poi gli altri, i miei compagni di viaggio, quelli che avevano creduto in me, anche loro dilaniati da quella cosa che si appresta a cancellare anche me da questo cupo scenario. Lo sento avvicinarsi, sento il suo rantolo, quell'orribile suono, presagio di morte e distruzione. Annusa l'aria fiutando la sua preda. Avverto la sua presenza dietro la porta. Sa, conosce il mio rifugio. Ecco la porta che viene fracassata. Oddio!